Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio, ha lasciato indubbiamente l'eredità più grande rispetto a quella di qualsiasi altro architetto. Le sue profonde innovazioni influenzano ancora, dopo 500 anni, tutta l'architettura occidentale. Ma a cosa era dovuto questo successo? Come fece a diventare famoso presso tutta la nobiltà vicentina e veneziana? E per quale motivo le sue ville sembrano dei templi greci? Risponderemo a queste domande sabato 17 febbraio alle ore 16 presso il Cinema Ratti di Legnano e parleremo anche di un celebre piatto, il baccalà alla vicentina. Non mancate!